La tanto invocata partenza sparata per dimenticare Istanbul naufraga nelle pozzanghere di Ascoli. Ancelotti e il clan milanista incolpano il terreno alluvionato e la complicità dell'arbitro De Santis per giustificare un pareggio che brucia come una sconfitta. E in effetti, su un campo del genere, la tecnica dei rossoneri e le accelerazioni di Serginho e Kakà sono di fatto disinnescate. E anche il nuovo corso pro turnover, con la rinuncia a Gattuso e Zeedorf per un centrocampo del tutto inedito, Ambrosini, Pirlo, Serginho, resta difficile da valutare in queste condizioni. Semmai ci si può chiedere perché, dopo l'improvviso acquazzone a ridosso del fischio iniziale, il Milan abbia provato per mezz'ora a giocare come se si fosse all'asciutto, cercando trame e fraseggi e non modificando la tattica. Sul fango si saranno sentiti tutti orfani del Panzer Vieri, ma Gilardino poteva fare di più, anche se di palloni giocabili ne ha avuti ben pochi. Il resto l'ha fatto l'antico vizio della difesa rossonera, troppo vulnerabile sulle palle inattive, regalando momenti di gloria a Cudini e a un Ascoli grintoso e ordinato, seppure, non dimentichiamolo, con il grave handicap di essere stato allestito alla bene meglio in fretta e furia nel giro di 2 settimane. Questo toglie altri punti alla prestazione del Milan e poesia al talento di Shevchenko, che tranne lo scorso anno è sempre andato a segno alla prima di campionato. Se poi aggiungiamo un'altra valutazione, cioè che a opporsi a lui, a Gilardino e Kakà, c'era una linea difensiva che in bis è beccata 52 gol, beh, allora dobbiamo concludere che questa stecca con una neopromossa farà pure il paio con quella di un anno fa contro il Livorno a San Siro. Ma a Milanello faranno bene a non minimizzare e a non mettere sul banco degli imputati solo l'acquazzone.